Bene, bentornati. Registratevi al canale, ragazzi, registratevi al nostro sito perché tra un po' il sito sarà importantissimo se volete continuare a vedere i video. Siamo arrivati a un punto in cui vi spiegheremo un altro tipo di bobina, che non è più questa bobina che ha necessità, diciamo così, dell'autoritenuta, ma se vi piace di più c'è una bobina che si automantiene senza utilizzare la sua autoritenuta e si chiama set reset. Come la impostate questo set reset? Basterà premere due volte, vedete vi apre un menu a tendina, e potrete scegliere voi se mettere il set o il reset. Spieghiamo cos'è questo set reset, io l'ho già fatto. Come stavo dicendo, è una bobina che si setta quando le condizioni sono vere. Quindi faccio un download un attimo per farvi capire la cosa. Ah no, aspettate, prima di fare il download devo cambiare la funzione all'interno dell'OB1. Quindi richiamo la mia funzione 2, che è quella dove c'è il set reset, la scarico, mi si è appallato il PC, però andremo a vedere che quando io ho una condizione vera e poi cade, se ho una bobina di set, quindi una bobina con l'S dentro, lui quella bobina lì la mantiene attiva, quindi è un mantenimento della bobina anche se le condizioni precedenti vengono a cadere. Vediamo nella pratica. Cosa vuol dire questa cosa qui? Se il computer collabora con noi. Ok, siamo dentro, andiamo online. Se volete aprirvi la vostra tabellina di watch, vi ricordo, aprite la tabellina di watch, tabella di controllo, trascinate all'interno tutte le variabili che volete vedere, drag and drop, come direbbero gli inglesi. Ok, vedete, io ho A1, poi occhialini verdi, se me li fa vedere, vedete? Io ho uno, il mio push button di apertura e il motore è acceso. Nel momento in cui cade il mio push button di apertura, ah, c'è la magia, ragazzi, vedete? Il motore è ancora acceso, anche la bobina è ancora verde. Questo perché? Perché viene mantenuta A1 dal sistema, viene settata A1 dal sistema, chiamatela come volete, set è molto più inglese, mantenuta è molto più italiano. Gli americani dicono latch on latch, quindi se lavorate con PLC dell'Allen Bradley, che poi vedremo, vedrete questo inglesismo che scompare perché si chiameranno L e U, unlatch and latch. Mentre in questo caso per spegnerla, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere una bobina di tipo R, quindi sempre doppio clic, la trovate qua dentro, R, vedete c'è anche la bobina normale nel caso, R, e in questo momento se l'FC aperto, quindi la condizione dell'R si attiva, il mantenimento, quindi il set della bobina stessa cade. Vedete, è la stessa cosa, comando apri, cosa faccio? FC aperto, lo mettiamo 1, doppio clic, no, tasto destro, comando 1, vedremo che verrà rilasciato dal mantenuto che era, verrà rilasciata questa bobina, quindi andrà a 0. Vedete, si è acceso. E nel momento in cui, mettiamo caso, il cancello non è più aperto, qualcuno, un bastardo è lì che ce lo tira indietro, si sposta un attimo, però in realtà ormai si è rilasciato questo comando qui, quindi non è più settato dalla memoria interna del PLC. Quindi set e reset, come lo mettete, doppio clic su una bobina qualsiasi, quindi potete trascinare una bobina qualsiasi, schiacciate due volte, reset e set. Ok, ragazzi. Spero di essere stato chiaro, se non lo sono stato fatemelo sapere. Alla prossima puntata.